memoria del protagonista, del testimone, viene in qualche modo confermata o messa in discussione da un dato, tra virgolette, oggettivo, comunque documentale. Aumenta l'informazione perché chiaramente il testimone aggiunge, anche solo con dei segni delle volte, anche solo con il tono della voce, eccetera, delle informazioni che sono latenti rispetto al documento. Ecco, tu pensi che questi siano degli elementi così interessanti, così importanti, per cui valga la pena di lavorare su questo terreno e quindi cercare di arricchire gli archivi anche, per esempio, da interviste di questo genere? O pensi che occorra fare un lavoro anche di metodologico accurato, per cui questi possiamo considerarli i primi sondaggi, ma poi bisognerebbe in qualche modo che i sociologi, gli antropologi e gli storici dedicassero la loro attenzione a questo aspetto. Devo dire di essere decisamente favorevole a questi strumenti e dico subito perché. Bisogna però fare una premessa anche qui di carattere metodologico. Si entra qui nel campo della storia orale e la storia orale va fatta seguendo dei metodi, dei criteri, seguendo una preparazione, un determinato percorso. Perché dinanzi alla stessa persona, che evidentemente ha la stessa memoria trentennale o cinquantennale di un lungo tratto di lavoro, e beh, un intervistatore che dispone del metodo ne cava un racconto straordinario, e il ricercatore privo di metodo ne cava delle banalità o delle ovvietà che non valevano il disturbo recato alla persona. Se si dispone di un metodo efficace, di un metodo adeguato, i risultati possono essere di grandissimo interesse, perché uno dei temi su cui si è soffermata per molto tempo la sociologia del lavoro, e in particolare la sociologia del lavoro operaio, è stata la cosiddetta conoscenza tacita, conoscenza inespressa, Michael Polanyi e altri, ovvero il fatto che per quanto un lavoro, un mestiere, una mansione sia codificato nel manuale di organizzazione, sia studiato dall'ufficio tempi e metodi, sia descritto da qualcuno che magari con la videocamera o la macchina fotografica riprende e fissa in immagine stabile o in movimento il contenuto di quel lavoro. Beh, c'è sempre una grande parte che sfugge, perché sta nella testa di colui o colei che svolge quel lavoro, e che è difficilissimo farsi raccontare. Non basta chiedere perché sta facendo questo o quest'altro, perché spesso la risposta finisce con l'essere qualcosa di simile a ma lo faccio perché ho sempre fatto così, o perché non si potrebbe fare altrimenti. L'intervista, metodicamente condotta, riesce a far emergere in molti casi la conoscenza inespressa, l'intelligenza del lavoro, l'intelligenza delle mani, l'intelligenza del corpo. L'intelligenza che parte naturalmente dalla mente e dal cervello, ma che poi diventa gestualità, movimento, modo di trattare un oggetto, oppure di ascoltarlo, di starlo a sentire, di seguirne il percorso, la trasformazione come dire, da materia prima a oggetto finito. Le interviste di persone che hanno svolto per molti anni diversi tipi di mestiere possono essere, da questo punto di vista, dei repertori straordinari di conoscenza che, rimasta tacita per decenni, trova modo finalmente di esprimersi, di diventare parola, gestualità, racconto, ad esempio in una video intervista. Ma è importante il gesto. È importante la narrazione dell'uso dei cinque sensi, perché una superficie
di uno stampo come si faceva fino agli anni 50 all'Olivetti o alla Fiat o in tante altre aziende, era oggetto di misurazione con il calibro, di esami magari con la lente, eccetera, ma nulla sostituiva il tatto, il pollice che scorreva sulla superficie prima fresata, poi passata alla rettifica, poi con degli abrasivi sempre più fini. È importantissimo nel contenuto della conoscenza tacita l'udito. Al museo Rive del cuscinetto a sfere di Villa Perosa c'è ancora l'esemplare di una macchina che veniva usata, che era intorno agli anni 50, che constava di un aggeggio che faceva rotolare un cuscinetto ad alta velocità con un microfono e un altoparlante. D'altoparlante veniva fuori un rumore terrificante, ed era l'orecchio dell'operaio che distingueva se quel cuscinetto era riuscito bene o no, perché dal modo in cui rullava e faceva un rumore amplificato dall'altoparlante, l'operaio capiva se quella serie non presentava difetti nelle varie componenti di un cuscinetto, ma questo avviene in moltissimi altri tipi di attività. Nella video intervista molti di questi aspetti, oltre alla memoria, come dire, intellettiva, ma la memoria dei gesti, la memoria del corpo, la memoria dei suoni, la memoria degli odori, perché un pezzo tornito in modo efficace ha un odore che è diverso da quello del pezzo che viene mal tornito, perché se il ricciolo di metallo che viene asportato prende un certo odore, che so, di bruciato, ad esempio, significa che l'utensile è mal affilato, il materiale non è quello adatto, sono successe altre cose che compromettono la finezza della lavorazione. Quindi, ripeto ancora, ben condotte questo tipo di testimonianze di operai, tecnici, addetti a lavorazioni di ogni tipo, sono un magnifico strumento di storia orale e di documentazione tangibile di che cosa significhi memoria.